Questo è Jimmy, anche lui viene dall'Istanbul. Ci conosciamo da quando andavamo a scuola insieme. Stanno incidendo il loro primo long play. In questi ultimi mesi tutte le case discografiche si sono buttate sul punk. Ma non è che Jimmy o noi altri ci prendiamo molto sul serio. I mean, if they find out about your record and our records... Yeah, I know, Jim, but they heard your record, they had to turn it off. Oh, the fucking... Adesso mi stanno sfottendo perché vorrebbero che andassi a fregare un po' di birra per loro. No! Insomma, vogliono proprio che mi tolga dai piedi. Io sarei un cleptomane, dice Jimmy, e lui proprio non c'entra. We will get the plane. Here, Dan, all right? All right, shut up. Oggi volevo occuparmi un po' del giornale. È un giornale di punk rock. Lo stampiamo in ciclostile. Non è che siamo pagati. Il giornale esce quando abbiamo tempo di occuparcene. Volevo chiedere a Jimmy un pezzo, ma oggi devono andare a Manchester per uno spettacolo. Lo spettacolo a Manchester è andato molto forte. Jimmy e gli altri sono su di giri. A Jimmy piace molto provocare la gente. A volte se la prende anche con i ragazzi che vengono a vederlo. Dice che anche questo fatto di vestirsi da punk finirà col diventare una nuova uniforme, un nuovo snobismo. E lui è contro le uniformi, contro gli snobismi, contro i miti, le mistificazioni. La vita è come un grande gioco, dice. E scherza sempre. Qui al giornale riceviamo un sacco di lettere.
Ci sono ragazzi che ti scrivono cose come tu sei la nostra luce, stronzate di questo genere. Altre volte ci sono ragazzi che sono di famiglia borghese e se la prendono con noi perché noi ce l'abbiamo un po' con quelli che hanno i soldi. Loro dicono che non è mica colpa loro se sono nati in quell'ambiente lì e che in fondo sono d'accordo con noi e cercano di spiegare il loro punto di vista. Danny fa bene a pubblicare tutto questo, senza cambiare niente, perché l'importante è che ciascuno si possa esprimere. E in fondo quello che io cerco di fare con le canzoni è proprio questo, cercare di chiarire le cose, guardare in faccia alle cose senza pregiudizi, senza essere accecati dai miti. Anche il mito del punk, se si riduce soltanto ai vestiti o alle spille. Io apposta non mi vesto da punk. Punk è un modo di pensare, di essere. Ma pensi veramente di illuminarli questi ragazzi? No, non credo in queste cose. Lo so però che c'è gente che pensa che scrivendo due cartelle si possa cambiare il mondo, ma penso che sono degli illusi. Sappiamo benissimo che le cose non vanno così. Sappiamo che non si può cambiare soltanto scrivendo qualcosa. Forse il punk può farti sentire meno il peso di essere incastrato dentro una fabbrica e allora cerchi di dire quello che ti sembra storto, cerchi di dire quello che vorresti che fosse fatto. Ma personalmente non è che io credo nei messaggi, credo soltanto nel fatto che uno si esprima, si scarichi. Cioè non penso affatto di diventare una specie di piccolo Bob Dylan o cose del genere. E comunque spiegherei le stesse cose anche se nessuno mi stesse ad ascoltare. Non mi illudo di poter cambiare niente, perché non è certo un giornaletto da 30 pence che cambierà un paese vecchio come questo. Allora tanto vale credere in Babbo Natale. C'è chi vede nel punk solo una forma di autodistruzione. Ma per me è soltanto un'occasione di gioco, un'occasione di esprimermi in qualche modo. E mi diverte moltissimo scrivere. È chiaro che c'è un sacco di gente che viene qui ed è un po' delusa perché non si parla di rivoluzione, perché nessuno di noi, almeno certamente non io, si considera una specie di Che Guevara. In fondo non è che ce ne importa molto della rivoluzione o di Che Guevara. Così come ci sono molti ragazzi che dicono «Tu dici sempre che ci sono delle cose che vanno storte, perché non ci dai una risposta?» È appunto questo, non si tratta di dare delle risposte. Si tratta di stimolare questi ragazzi a cercarsele le risposte, a prendere coscienza di quello che sono, di quello che vogliono e di quello che non funziona. In fondo, contro che cosa mi dovrei ribellare? Ho un televisore, ho un telefono. Se sono senza lavoro vado al collocamento e mi piglio 12 sterline e 50 alla settimana. C'è anche chi ci vede come degli hippie, versioni anni 70. Ma quelli venivano dalle classi medie, venivano dall'università. Io personalmente non avrei mai potuto essere un hippie. Io non so nemmeno com'è fatta un'università e non mi interessa. Poi la realtà dell'Inghilterra di oggi, o almeno di questi quartieri, è qualcosa di molto diverso. Come si fa a credere oggi in un mondo di sogno, dove se uno viene lì e ti spacca il muso, tu rispondi dandogli un fiorellino? Tu devi invece cercare di essere più furbo o più forte. Questo è punk. Forse questo è anche un po' il senso della violenza del punk. E poi quella cosa degli hippies era anche legata a tutta la faccenda della droga. Tutto il mondo è amore, ci scambiamo tutti dei fiori, poi ci passiamo lo spinello. Noi possiamo al massimo comprarci della birra.